Agnes ha un mondo tutto suo. L'abbiamo composto durante il primo anno di pandemia, in lockdown, e in brevissimo tempo si è espresso in tutto il suo carattere. Era come se lui fosse già così, perché era già lì, in tutta la sua interezza. The title of this song is strictly related to the name Follia, which in Italian means madness. Il tema principale di Minuet of Madness viene da un'ispirazione di Ari al pianoforte, e quando si parlava della follia di Corelli, Ari si è messa al pianoforte e ha iniziato a improvvisare. Vedevo proprio che lei si immaginava di essere davanti a un clavicembalo. E io però non riconoscevo il tema della follia di Corelli, e in effetti Ari è come se mi avesse raccontato in quel modo qual era l'impressione che a lei era rimasta di quel brano. Il tema della follia è un tema antichissimo, e il collegamento con la follia di Corelli sta soltanto nella progressione sottointesa di accordi che c'è all'inizio. Noi abbiamo creato il nostro mondo di Minuet of Madness, che nasce dal mondo della follia di Corelli, ma della follia di Corelli non rimane più nulla. Questo ci fa davvero pensare e sorridere quando pensiamo: ma ai nostri ascoltatori cosa rimane del nostro brano? Cosa improvviserebbero al pianoforte quando gli si nomina Minuet of Madness? È come se esistessero tanti Minuet of Madness, uno per ogni spettatore. The name Minuet of Madness represents the rational mind on one side and the madness on the other. Classical and rock music together, this represents a little our relation as violinist and as electric guitarist. Quando abbiamo deciso di creare il video musicale per questo brano, ci tenevamo davvero tanto a non girare questo video in una piscina, ma a farlo nel mare, in un ambiente selvaggio, e perciò abbiamo deciso di girarlo in Sardegna, nei bellissimi mari della Sardegna. Abbiamo girato questo video in quattro mari diversi, anche se magari può sembrare lo stesso mare. Questo perché non è bastato un giorno per fare tutte le riprese che volevamo. Ci tenevamo che ci fosse un tuffo, quindi uno dei mari è un mare con un bellissimo scoglio che si chiama Sarpittu in Sardegna, da cui ci si può tuffare. E il tuffo era fondamentale perché rappresenta proprio il momento in cui si cade nella pazzia. C'è questa ele pazza che svuota la bottiglia di sabbia e ci si tuffa dentro. È un tipo di composizione che abbiamo voluto definire minuetto, perché in effetti ricordava questa danza a due, che è però poi destinata a essere condivisa e da danza a due diventare a 4, a 8, a 16. E condividerla insieme a tutti voi. The starting theme is so rational, then the electric guitar is so romantic in the solos, and that's what we wanted to represent, a contrast between ratio and madness, classical and rock. They can't stay together except for one crazy place, underwater, where you can live for a very, very short time, but this time is the only true time spent.
quest'acqua è stato difficile per tutti, soprattutto per Ele, che spesso si trovava a bere. Perché sott'acqua? Perché volevamo esprimere il disagio e questo senso di pazzia, no? Che si alterna tra due mondi, uno estremamente arido, quello dove suoniamo tutto il pezzo, e quello subacqueo. Sott'acqua tutto si muove più lento e tutto sembra più silenzioso per noi. Sembrerebbe quasi tutto più tranquillo, ma in realtà siamo in un ambiente che per l'essere umano è al limite della sopravvivenza. Abbiamo voluto rappresentare questi due mondi che sono separati, ma che sono integranti. Paradossalmente è sott'acqua che tutto è sincero. Fuori dall'acqua, invece, dove tutto è arido, è lì la pazzia. La pazzia può essere causata da tantissime cose diverse, ma c'è una cosa che la caratterizza ed è quella di allontanare la nostra mente da uno stato di razionalità pura. E io inizialmente ho pensato, no, ci sono i pesci, dobbiamo rifare le immagini, e finché poi non ci abbiamo ripensato insieme e abbiamo detto, ma questo è il valore aggiunto, la presenza dei pesci, delle alghe, la presenza delle rocce, è proprio quello che volevamo portare in questo video. Gli strumenti che vedete sott'acqua sono gli stessi strumenti che abbiamo utilizzato sott'acqua nel video di Sweet Dreams, e quindi per chi giustamente si preoccupa della salute dei nostri strumenti, sappiate che sono i soliti due strumenti stunt, diciamo, certo, i nostri strumenti selezionati per andare sott'acqua quando è necessario. Li abbiamo riparati perché il violino si è scollato sott'acqua, ma sono anche i nostri due strumenti che utilizziamo per questo tipo di video, perché non vogliamo assolutamente creare degli sprechi, quindi sono due strumenti che erano già rotti e che quindi possiamo usare in questo tipo di video. I giorni precedenti le riprese sott'acqua avevo paura di trovarmi in difficoltà. Confesso che non sono una brava nuotatrice e essendo il piano quello di lanciare la chitarra e poi lanciarmi dietro la chitarra in queste acque profonde a mare aperto, mi faceva pensare, ok, ma la chitarra sprofonderà e allora mi tirerà giù, avrò l'istinto di recuperarla, come farò? Ero un po' consolata del fatto che Ari invece in acqua se la cava molto bene e tuttavia avevo iniziato a pensare dei sistemi di sopravvivenza in cui avrei potuto legare qualcosa alla chitarra, però sarebbe stato poco scenico e forse da fisiche Ari ci sarebbe bastato andare a vederci il peso specifico del legno e delle componenti della chitarra per capire che invece la chitarra non sarebbe sprofondata, al contrario tendeva a galleggiare maledettamente, quindi tutti i nostri piani di farla arrivare in fondo col lancio dallo scoglio sono diventati difficili da realizzare, però devo dire che è stata molto carina con me e mi ha fatto da salvagente tutte le volte che ci allontanavamo dallo scoglio e poi c'era da rientrare. Abbiamo fatto delle prove di riprese con un canotto e abbiamo utilizzato dei contenitori stagni per poter andare sott'acqua e poter girare queste immagini subacquee. Salto di Ele l'abbiamo provato in varie possibilità, Ele è molto atletica e nonostante ciò ha dovuto riscaldarsi e si è anche un po' stirata i muscoli perché il salto era molto alto. E anche in fase di allenamento, due giorni prima del video, abbiamo fatto delle prove di inquadratura con Ele e le abbiamo fatte in un ambiente urbano, in città, e siccome è un attimo a freddare i muscoli, era veramente importante che lei mantenesse sempre in movimento il corpo e rimanesse calda per non stirarsi i muscoli.
cosa che purtroppo in parte è successa, ma comunque ce l'abbiamo fatta girare il video. Il clavicembalo rappresenta proprio il mondo classico da cui io provengo. Ci tenevamo davvero tanto che ci fosse un clavicembalo e ho deciso di registrare gran parte del brano con la viola. Volevo utilizzare la corda grave che ha in più la viola rispetto al violino. In una piccola parte del brano, che è un inno alla musica barocca, ho voluto proprio ricreare il sound barocco del basso continuo, clavicembalo e viola da gamba. La presenza di Ele sopra il clavicembalo, o questo stivale, voleva rappresentare proprio la musica rock che schiaccia la classica, perché è più attuale, perché ha volumi più alti, perché ha a disposizione amplificatori, ha a disposizione la tecnologia. I really love play drums and I want to break into with my electric guitar and also with drums, because I want to change the climate of this rational theme. Ele produced all the beats you can hear in this song. She played the drums and she played all the solos, this very very long bang you can hear after the first refrain. We really wanted it to be like this, ruined. And to do that, we had to stay together on the electric guitar. I had to keep all the chords except for the one that Ele was playing during the bang. Quando Ari ha cominciato a suonare il tema di Minuet of Madness al pianoforte, che sarebbe diventato un clavicembalo, mi è subito venuta voglia di rompere in questo mood molto inquadrato e razionale. Ovviamente l'ho fatto con la mia chitarra elettrica e non avevo dubbi sul fatto che dovesse essere distorta, ma non bastava, e ho approfittato del fatto che amo suonare la batteria per aggiungere una parte di batteria molto molto irrompente e maestosa. This is special to us, electronic music, rock music, rock solos and baroque music, which is a part of classical music, which is a very special part of classical music for me. The final of the song, we finally go out of the water where we can breathe, but we are lost. We mean that finally you will be very very far from where you started.